Il mondo, allora, io secondo me il mondo continua ad essere magico se tu vuoi che il mondo sia magico. Il mondo continua ad essere magico solamente se tu continui a tenere la tua fiamma, la fiamma della tua passione viva dentro di te. Altrimenti, se cadi nell'errore di pensare solamente ai soldi, alla fama, alla popolarità, piuttosto che al successo, secondo me poi alla fine ti perdi. Io sono ancora, oggi sono ancora il ragazzo che ero 10 anni fa. Cioè io quando mi chiamano per dirmi, ehi, ti vogliamo per questo film, io faccio i salti di gioia come quando li facevo 10 anni fa. E per me non è diventato tutto scontato. La passione che ho dentro di me è ancora viva e forte. E questo è quello che rende il mio mondo ancora magico. Bene, senti, per tornare un attimo alla musica, c'è più di una persona fa una domanda molto giusta, dice, ti piacerebbe fare delle collaborazioni con degli artisti italiani della musica? C'è qualcuno che ti piace, ti piacerebbe fare, non so, dei featuring come si usa adesso o anche scrivere delle cose insieme, suonare insieme? C'è qualcuno che ti piace in particolare, che ti piacerebbe incontrare, con cui fare dei progetti? Guarda, assolutamente sì, ci sono, nella musica italiana ci sono degli artisti enormi, enormi, che peraltro mi piacciono anche molto. Ci sono molti artisti che a me piacciono, però quella con la quale mi ci rivedo di più è Elisa, perché Elisa, oltre ad avere una voce che a me entra dentro davvero forte, è anche una cantante che ha, diciamo così, un background inglese, quindi lei canta anche in inglese. E io penso che noi due insieme potremmo fare e tirar fuori una canzone bellissima. Senti, tu quando sei a casa così nel tempo libero, suoni? Che cosa suoni? Sì, guarda, quando mi parli di, diciamo così, quando mi parli di tempo libero mi viene un po' da ridere, a dire il Perché ce vero. n'è poco. Ultimamente ce n'è davvero poco. Sì, suono. Quando ho davvero del tempo libero, prendo una chitarra e comincio a strimpellare. Il problema, sai qual è? Che ad avere il tempo libero, quindi da iniziare a strimpellare una chitarra, poi magari mi piace un riff e comincio a scriverci e a lavorarci sopra. Quindi il mio tempo libero diventa poi lavoro. E poi vabbè, sono contento così, diciamo. Certo, senti, e di scrivere invece dei pezzi in italiano, hai mai pensato? Guarda, allora, diciamo che io sì, ho pensato a questa cosa, però non credo di essere ancora pronto per farlo, perché io sento di riuscire a trasmettere un messaggio tramite la lingua inglese, che poi è quella che accomuna tutto il mondo. Ho scritto una canzone per mia madre, una serenata per mia madre, però penso che rimarrà ancora inedita per Nel cassetto. ancora un bel po' di tempo. Sai, non chiudo la porta a questa opportunità, assolutamente. Però ogni volta che canto in italiano mi sento strano, è come se la mia voce cambiasse, quindi non mi ci rivedo molto. Però, diciamo così, è un'opportunità, non è una cosa, non è un no assoluto, Non è è un un no. ok, lavoriamoci. Senti, tu hai due bambini, che tipo di papà sei? Sì, io ho due bambini di 7 e 3 anni, Marcus e Brando. Io sono estremamente giocherellone, a me piace molto giocare con loro, però mi piace che seguano determinate regole e quindi in quel caso divento un padre autoritario. Io non credo molto nel rapporto padre-genitore o genitori-figli, scusami, come un rapporto di fratellanza, sì. Oppure amichevole, sì, facciamo gli amici. Non credo molto in questo rapporto perché ho avuto un'educazione esemplare da parte di mio padre, che si è sempre presentato a me come io sono tuo padre, tu sei mio figlio. Poi possiamo giocare, ridere, scherzare, però io sono tuo padre e tu mi porti rispetto, no matter what. Cioè, non, come si dice in italiano? Io mi scordo anche l'italiano a volte. Non, non,
Sì, non importa non importa quello che facciamo, i ruoli sono definiti. Io, ecco, questo è un aspetto da genitore che mi piace continuare a seguire, che poi ridiamo, scherziamo, giochiamo fino a, alla morte, ok, però mi piace mantenere l'autorità con i miei figli. Senti, tu hai lavorato anche molto in Italia prima di tutta una serie di cose all'estero. Qual è stata l'esperienza migliore, in ambito fiction, film, eccetera, di quelle che hai avuto in Italia? Guarda, io ho lavorato, sì, ho fatto diverse serie in Italia prima di 365, seppur prendendo sempre dei ruoli piccoli. Devo dire che ogni esperienza della mia carriera passata mi ha dato qualcosa, cioè ogni personaggio che io ho interpretato mi ha lasciato qualcosa dentro. È chiaro che, sai, lavorare con... Ho lavorato ad un film in Brasile, che dovrà peraltro uscire, penso a breve, con Giancarlo Giannini, che è un mostro del cinema italiano, cioè Come si intitola il film? un'icona, duetto. Duetto. Abbiamo girato per un mese a Copacabana, in Brasile. Lavorare con lui, ecco, quel lavoro, diciamo così, è stato un lavoro che mi ha insegnato molto, perché stare tête-à-tête sul set con un uomo, un artista di quel calibro, è stato un po' come, diciamo, è un'opportunità che quasi nessuna scuola può darti. Certo. Sai, non studiare, vai direttamente sul set con un artista di quel calibro. Questo è stato una grande esperienza. E devo dire che anche nel film che è stato poi candidato ai David, scusami, non ai David, al Festival Cinema di Roma, Bar Giuseppe, dove ho interpretato un tossicodipendente, quella è stata un'esperienza bellissima, perché sono riuscito, ho avuto l'opportunità di entrare e calarmi nei panni di un tossicodipendente, quindi perdere dei chili di peso, non essere più, diciamo così, il supereroe che sembro, oppure Massimo, cioè due personaggi completamente diversi. Questi sono stati, diciamo, le Bar Giuseppe e Duetto sono state due grandi occasioni per me. Allora, riassumo, Bar Giuseppe è il film di Giulio Base, no? Che era la Sì. Festa del Cinema di Roma, e Duetto è un film che hai girato in Brasile, con Giancarlo Con Giannini. Giancarlo Giannini, sì. Diciamo che siamo a un'ottima strada, no? Adesso di quale regista ti piacerebbe ricevere una telefonata? Da quale regista ti piacerebbe? Cioè, puoi sognare, tanto stiamo giocando solo tra Sì, noi e qualche assolutamente. migliaio Beh, di persone. diciamo che una chiamata da Tarantino non sarebbe poi così male. Quentin, se sei in ascolto, sappilo. Senti, ma in generale, chi sono stati e chi sono adesso un po' i tuoi idoli? Gli attori che guardi, come si dice in inglese, you look up to, no? Che ti ispirano. Io sono sempre stato un grandissimo, grandissimo, grandissimo fan di Gary Oldman. Il Dracula di Bram Stoker è un film che mi è rimasto impresso, ma da sempre, da quando ero piccolo, da quando mi spaventò, dove ero molto molto piccolo. Poi crescendo ho rivisto il film almeno un migliaio di volte. L'interpretazione di Gary Oldman nel Dracula mi ha cambiato la vita. Forse penso che sia stato il film che mi ha aperto la porta alla recitazione, cioè, ok, che cos'è la recitazione? Quello è stato un film che mi ha cambiato. Diciamo che, come Gary Oldman, ci sono tantissimi mostri sacri, dove mi piace prendere esempio, diciamo, anche Anthony Hopkins, piuttosto che, ce ne sono moltissimi. Beh, comunque bastano. Ma se vogliamo tornare in Italia, ci sono moltissimi attori. Favino è un Certo. attore strepitoso, cioè strepitoso, strepitoso. Luca Marinelli, insomma. Ci sono, ci sono.
Abbiamo ancora pochissimi minuti perché il tempo è volato, come si dice. Hai moltissimi follower, no? Abbiamo visto, sono 11 milioni, quasi 12. Un grandissimo successo sui social media. Sono arrivati un po' in massa all'improvviso, anche se avevi già una base. Racconta un po' com'è stato il giorno che la tua vita su Instagram è cambiata. Guarda, ricordo quel giorno un po' strano, nel senso che quando Netflix decise di credere nel progetto e quindi buttare sulla piattaforma il film 365 giorni, io andai a dormire la sera che avevo più o meno. Scusami, il telefono continua a cadere. Andai a dormire la sera che avevo 48.000 follower, una cosa. Scusami, aspetta, ok, che lo sistemo, ok. 48.000 Andai a follower. dormire che avevo 48.000 follower, mi sono svegliato la mattina che insomma l'app non funzionava perché probabilmente aveva craccato, mi hanno spiegato. Quindi disinstallo Instagram, reinstallo Instagram e avevo 2.1 milioni perché il film è uscito worldwide in tutte le piattaforme del mondo. È stato un po', se parliamo di Instagram, è stato un po', devo dire, uno shock perché Un poi po' uno shock, no? sì, perché ho ricevuto messaggi da tutto il mondo, anche ma da persone, devo dire, nel mondo dello spettacolo estremamente conosciute. Chiaramente non sto qua a fare i No, nomi, no, vabbè. però è stato uno shock per dire: cavolo, questa persona mi sta scrivendo, mi sta facendo i complimenti, che cavolo sta succedendo? Quindi è stato uno shock, però è stato uno shock positivo, bellissimo. Insomma, è stato un. Mi sono detto, ho detto a me stesso: cavolo, bravo. Ottimo, no? È Anche se poi importante. in realtà ti posso dire una cosa: cioè, il mondo dei social, Instagram, non ha nulla a che fare con il lavoro, il mio lavoro, perché ci sono molti attori che. Non hanno Instagram, cioè parliamo di Brad Pitt, che ne so, molti artisti di Luca Marinelli non hanno Instagram, cioè il mio lavoro non ha nulla a che fare con i social media, perché io non sono un influencer, io sono un artista, sono un attore, sono un musicista, sono un cantante e tutto ciò che ha a che fare col mio lavoro non ha a che fare con Instagram. Diciamo che Instagram è un po' un metodo che io uso. Per far sentire le persone che mi seguono e che amano quello che faccio, il mio lavoro, un po' più vicino a me. Un po' più Ma al di vicino. là di questo, cioè il social media non aiuterà mai un artista ad essere definito come tale, perché un bravo attore non ha bisogno di Instagram, ma deve dimostrarlo sul set. Un bravo musicista, se sai cantare bene, non hai bisogno di Instagram. Forse con Instagram puoi far vedere al mondo quello che sai fare. Ma poi ci devi mettere del tuo in studio o sul set. Michele, senti, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Abbiamo veramente quasi, siamo quasi per sforare.